Somillan, che loga canceglie, entrano furna raccunciata la meglia, retruarono una vecchia ricetta scritta in cianfrica e mai letta. È così che il poeta Nicola Terzini raccontava in versi la ciambella sorana, una ciambella con più di 1000 anni di storia. Una ciambella che nel caso di Francesco è storia di famiglia, storia di emozioni. Certo, infatti questa che vedete nella foto è mia madre, io ho avuto la fortuna di conoscere anche i miei bisnonni e mia nonna, con la quale ho lavorato anche personalmente, quindi che mi ha tramandato i segreti, i piccoli segreti e la lavorazione della ciambella. Ricordo con molto piacere quando lavoravo e facevo le cosiddette recchie della ciambella. E mia nonna mi diceva, mi controllava, perché erano e rimangono tuttora i particolari più difficili da realizzare nella ciambella. Il segreto di famiglia. Il segreto di famiglia, diciamo così. Allora, Francesco, quali sono gli ingredienti e come si prepara questa ciambella sorana? Allora, gli ingredienti della ciambella sorana sono semplicissimi, cioè farina bianca, semi di anice, lievito naturale e sale e acqua, chiaramente per amalgamare tutto insieme. Molto tempo fa questi quattro ingredienti venivano lavorati a mano, ovviamente, da più persone, da due o tre donne in particolare si occupano di questo lavoro, e con movimenti alternati, girando l'impasto in modo particolare, ottenevano un impasto molto duro, e già qui si vede la differenza dall'impasto duro, diciamo, della ciambella, da quello più soffice del pane o della pizza. Dall'impasto grande, ottenuto amalgamando i vari ingredienti insieme, si ottengono, dopo una lievitazione di 40-50 minuti, si ottengono dei panetti di questa grandezza. Prendendo l'impasto, si taglia, si lavora, si ottengono questi panetti, e a questo punto bisogna ottenere dei tronchetti di questa grandezza, che pesano all'incirca 400 grammi. Adesso andiamo a pesare. Ecco qui. 400-500 grammi, poi in base alla grandezza che si vuole ottenere. Ecco qua. Adesso chiaramente c'è sempre bisogno sia della farina che dell'acqua, perché in caso in cui l'impasto risulta essere troppo morbido usiamo della farina per indurirlo, mentre nel caso in cui è troppo duro usiamo dell'acqua. In questo caso usiamo un pochino d'acqua per chiudere anche bene. Ed ecco qua, questo è il primo passaggio. Naturalmente la lunghezza della ciambella è molto di più, deve essere la lunghezza finale, deve essere almeno il doppio. Però da questo primo passaggio la ciambella deve riposare ancora un po'. Dopo aver fatto riposare altri 10 minuti il panetto, si ottiene la lunghezza che sarà quella definitiva poi della ciambella. La lunghezza più o meno è questa qui, e poi viene schiacciata. Ecco qua. Questo qui è la ciambella prima della lavorazione della recchia. In questa parte, in uno dei due lati, verrà fatta la cosiddetta recchia, e poi chiusa per essere poi bollita. E con Francesco
e mamma Lucia la ciammella, che come scriveva Terzigni, come buona, come bella, calla calla e creccarella.